Buon pomeriggio a tutti quanti. Carlo Vallotto, analista, materie prime. Eccoci qui per l'appuntamento settimanale in cui andiamo un po' a vedere, a fare il punto sulla situazione. Grazie, grazie, grazie per il like che ogni volta mettete. E in primis vi ricordo, mercoledì alle ore 18, mi raccomando, ore 18, mercoledì alle ore 18. Il nostro appuntamento mensile Trading Club Commodities, dove andiamo a vedere in approfondimento il settore delle commodity e quindi andremo a vedere che cosa succede, cosa stanno facendo, ci saranno i dati, insomma un sacco di belle cose e soprattutto la cosa più bella che potremo avere interazione, ovvero ci sarete, potrete interagire, quindi fare anche voi le domande, insomma, in merito a qualche strumento, a quello che stiamo dicendo o a qualche situazione di trading. Trading Club Commodities, mercoledì alle ore 18, mi raccomando, mercoledì questo alle ore 18. Allora, calendario macroeconomico. La settimana scorsa è stata un po' meno densa di appuntamenti, come abbiamo visto. Il petrolio è salito, il petrolio è salito perché? Perché adesso lo andremo a vedere come da titolo. Cosa ci sarà questa settimana di importante? Il CPI, eccolo qua, l'indicazione appunto dell'inflazione, un po' il Consumer Price Index, le variazioni appunto dei prezzi al consumo. C'erano i dati core, i dati importanti, insomma, probabilmente più importanti, io reputo più importanti i core perché appunto saranno depurati dal settore, dalla funzione energia. Alla sera le scorte di petrolio e poi il giorno dopo appunto le scorte di petrolio alle ore 16:30. Andremo a vedere un pochino come si sta muovendo il mercato, perché sembrerebbe insomma essere un po' così, un po' un tira e molla per quanto riguarda il mercato del petrolio. Finiamo la settimana ve lo dico mercoledì, finiamo la settimana, ma ve lo dico mercoledì. Mercoledì ci sentiamo e vediamo un pochino di fare il punto sulla situazione dopo i dati che verranno fuori, soprattutto in tema di Federal Reserve, perché appunto in base a questi dati poi la Federal Reserve cercherà di monitorare insomma come sta procedendo. Abbiamo visto un mercato del lavoro molto forte un paio di settimane fa, in on fire payrolls molto molto forte, che ha spinto al rialzo insomma quelle che sono state le indicazioni anche da parte dei membri della Federal Reserve, che vorrebbero essere più hawkish, ovvero più falco. Ha impattato direttamente sul prezzo dell'oro, perché insomma il prezzo dell'oro è sceso, eccolo qui, è sceso. L'avevamo un po' anticipato, 1950 è un livello di resistenza piuttosto un po' ostichello, insomma diciamo così un po' ostico, e quindi ecco ci avevamo un doppio massimo è sceso al ribasso, e quindi da di lì insomma il primo livello di supporto lo indichiamo grosso modo un centinaio di dollari sotto per oncia, 1850-1845, ecco, primo livello, rotti tutti i precedenti, e quindi andiamo a monitorare i livelli, diciamo 1950-1875, questi livelli qua intermedi, però al momento diciamo che la situazione rimarrebbe tendenzialmente ancora debole. Di spazio di discesa probabilmente ce n'è ancora. L'RSI ci dà delle indicazioni, anche l'ATR ci dà delle indicazioni di volatilità intensa, però vedremo come si muoverà l'oro, anche perché la settimana scorsa avete visto proprio praticamente nulli i movimenti, siamo rimasti 1863-1879, una quindicina di dollari di range, 14-15 dollari di range, nulla la volatilità la scorsa settimana, quindi in confronto a quella che c'è stato qualche giorno prima. Del resto i mercati sono un po' fatti così, vogliono dire la loro, e quindi vogliono essere, naturalmente, avere la sicurezza. Le medie mobili sono ancora incrociate al rialzo, la 12 periodi è un filino più velocetta, quindi ha incrociato al ribasso questa media a 7 periodi, ha incrociato al ribasso questa da 21 periodi, quindi ecco insomma, l'indicazione sarebbe tendenzialmente un filino più veloce questa della media mobile semplice a 7
periodi, naturalmente segue proprio di pari passo l'andamento settimanale, quindi ecco, c'è questo rallentamento delle quotazioni. Anche per l'argento, nulla da fare, non ce l'ha fatta a rimanere all'interno di questo canale rialzista che al momento appunto chiudiamo queste indicazioni di questo canale rialzista e manteniamo al momento il livello di resistenza vicinissimo a 22 dollari per oncia, mentre il livello di supporto 2 dollari per oncia sotto un 20 21 dollari, 20 dollari dove transita la media mobile a 200 periodi e un precedente livello di supporto, eccolo qui. Quindi direi manteniamo ancora questo livello di supporto. Del resto l'argento probabilmente avrà più possibilità quest'anno, ma è un discorso di medio-lungo periodo e quindi insomma in qualche modo insomma dovremmo vedere delle altre situazioni. Anche in essere. Mi sono dimenticato di salutarvi, sono qui, eccomi qui, dovrei riuscire a apparire in webcam, eccomi qui. Quindi, come si dice, diamo vigore a questo nostro video, perché effettivamente, eccomi qui, sono io di persona, personalmente, come dice il buon Caterella. Ritorniamo sui grafici, cancelliamo in qualche modo, eccolo qui, ritorniamo sui nostri grafici. Ricordo appunto mercoledì il nostro appuntamento Trading Club Commodity, di cui appunto andremo ad approfondire mercoledì appunto alle ore 18. Ricordatevi, mercoledì alle ore 18. Un argento insieme con il platino e il palladio che continuano nella loro fase di debolezza. Del resto è un po' problematico un po' tutto il sistema perché qui si parla di discorsi automobilistici. Platino e palladio, poi un palladio molto molto volatile perché dipende quasi esclusivamente dalla Russia, insomma, e quindi ecco, anche in questo caso qui troveremmo delle situazioni abbastanza importanti per quanto riguarda sempre lo sviluppo della vicenda della Russia che sembrerebbe non avere uno sbocco al momento, sembrerebbe esserci qualcosa che veramente non. I conti non tornano e mi fermo qui, non vado oltre, non vado oltre. Oggetti non identificati, intanto anche nel petrolio in questi giorni continuano ad esserci titoloni nei giornali, oggetti non identificati, ci sono gli UFO, abbiamo gli alieni che ci vengono a trovare, poco ci crediamo in questa situazione, non agli alieni, ma al fatto che insomma in 3 giorni siano stati abbattuti 3 missili alieni, tre diciamo oggetti alieni, diciamo così insomma. Non voglio scherzare, però alleggeriamo un po' la pressione su questo discorso qua. Per quanto riguarda il petrolio, invece, la settimana scorsa la Russia cosa ha detto? Bene, ragazzi, io tolgo 500.000 barili di petrolio al giorno. Perché? Perché l'Unione Europea mi ha fatto le sanzioni e io, siccome voglio sostenere il petrolio, le tolgo dalla produzione. Quindi in questo momento l'OPEC sta un po' cercando una soluzione a questa situazione perché appunto bisognerebbe il forte appetito cinese, lo sappiamo, insomma, dovrebbe spingere al rialzo, insomma, un po' le quotazioni. Manteniamo però il valore chiave 80-82 dollari per barile per quanto riguarda il petrolio, mentre al ribasso il livello di supporto intorno ai 75-75-10 dollari per barile. Natural gas ci aveva dato, rimaniamo ancora con questa posizione in essere. A mio avviso potrebbe insomma indicarci in qualche modo una fase di ripresa. Vediamo un pochino, insomma, io manterrei questo livello, è ancora in buy stop lì, fermo lì, non si muove, lo teniamo lì, un rimbalzino, come vi dicevo la volta scorsa. Un rimbalzino ci potrebbe stare, quindi ecco, diciamo che vediamo un pochino come si preannuncia. Ma ci risentiamo mercoledì sempre per tutti gli aggiornamenti. Copper, rame che scende sotto i 9.000 dollari per tonnellata. Doppio minimo, il trend, vedete, le medie mobili sono anche un filino messe benino, insomma, ecco, diciamo così. Quindi ecco, diciamo che questa media mobile a 50 periodi. Anzi, la vorrei colorare diversa,
Lavorai con l'orario diverso perché se no la confondiamo, la facciamo così, poi vedremo, insomma, applica. Ecco, diciamo che la cambiamo ancora colore anche in questo caso qui. Però ecco, diciamo sostanzialmente, vediamo un po' come si muoveranno i mercati, appunto, perché le medie mobili continuano ad essere delicatamente, come avevo anticipato, delicatamente rialzista. Vedete l'inclinazione del canale anche in questo caso ci dà altre situazioni. Andiamo a vedere immediatamente gli agricoli che la settimana scorsa abbiamo avuto, insomma, un po' di movimento. Cotone, poche robe, non si muove il cotone 85 dollari per libra per quanto riguarda il cotone. Non si muove, è sempre lì fermo in attesa di, insomma, in qualche situazione eventualmente rialzista, se dovesse esserci una fase di ripresa dell'attività economica. Sezione soft commodity, naturalmente, ecco, ancora un po' volatile, lo zucchero, niente da fare, lo zucchero, sempre le nuove notizie che ci giungono in merito alla produzione, vedete come fanno da prima a spingere al rialzo. Vedete che vi avevo segnalato come questo fosse una situazione da tenere molto sotto controllo. La volatilità sullo zucchero è estrema in questo momento, anche collegata insomma, all'andamento dei mercati energetici. Però a livello di supporto al momento sembrerebbe tenere 18,81. Vediamo un pochino qui 18,81. Anche qui, naturalmente, ecco, ci sono delle situazioni che dovrebbero impattare. Vorrei aggiungere velocemente una media mobile. L'aggiungerò, vediamo un pochino se riusciamo a mettere una media mobile molto, molto veloce, molto veloce, molto velocemente. Che ci potrebbe aiutare appunto a vedere un po' meglio. Tendenzialmente, ecco, ci sono delle situazioni, come vi dicevo poco fa, che ancora risultano poco chiare. Per quanto riguarda il cacao, invece, la situazione di testa e spalle sembrerebbe rimane molto volatile, perché c'è questo triangolo gigantesco, c'è questa formazione triangolare. Adesso cancelliamo un po' di linee in modo da ripulire il grafico. Manteniamo, ecco, questa tendenza. Poi la lateralità è padrona in questo proprio nel cacao. È una situazione questa qui che diciamo che i mercati ragionano già verso la primavera estate, quindi naturalmente ragionano per quel che riguarda le condizioni di produzione della, diciamo, del cacao. Caffè poco mosso, rimane sui 173 dollari per libra. Anche qui è una situazione che, se dovesse restare qui, ecco, questo potrebbe anche piacermi un pochino, perché vedo che potrebbe eventualmente il caffè avere una ripresa delle quotazioni. Potrebbe essere interessante, insomma, mettere anche un'indicazione di buy stop. Vediamo un pochino, un volume piccolino, eccolo qui, mettiamoci un buy stop qui in cima. Vediamo se riprende un pochino sopra l'ultimo swing. Vediamo un pochino, insomma, se prende, e ci prendiamo subito il nostro stop eventualmente sotto l'ultimo minimo. Eccolo qui. Vediamo un poco come si muoverà soia, corn e wheat. Soia partono tutti al rialzo in questa settimana in gap rialzista, però tendono subito a chiudere la posizione. Che cosa stanno facendo? Stanno chiudendo, vedete, è partita il gap rialzista, però poi tende ad andare appunto sotto a tornare al supporto. Allora, vi aspetto mercoledì, che continueremo il nostro discorso mercoledì alle ore 18, Trading Club Commodity. Mi raccomando, vi aspetto. Grazie a tutti, buona continuazione.